Consueto appuntamento settimanale con coach Fabrizio Rolando, allenatore dell'Invicta Volleyball di Serie B. Siamo arrivati alla quinta giornata del campionato. Squadra in questo momento, nonostante ci sia da giocare ancora alcuni recuperi, è seconda in classifica dietro ai Lupi di Santa Croce. Prima di parlare, di presentare la partita di questo fine settimana, chiediamo subito a Fabrizio se si aspettava una squadra, la sua squadra, in questo stato di forma. Diciamo che la mia squadra, so i numeri che può avere, so come può giocare. Abbiamo avuto tanti problemi, quelli che ci dicevamo anche nelle altre interviste, di condizioni atletiche, di salute, abbiamo avuto tanta gente fuori. Adesso è una quindicina di giorni che riusciamo ad allenarci con più costanza e la qualità dei giocatori si vede. Quindi noi, lo so che se stiamo bene, siamo una squadra che può dare fastidio a tutti. Non mi aspettavo sicuramente di vincere in maniera così agevole in casa, perché abbiamo incontrato soprattutto le ultime due gare delle squadre molto attrezzate e invece siamo riusciti a imporre il nostro gioco, cosa che in realtà l'unica trasferta dell'anno non ci ha visto fare. Quindi c'è ancora un po' l'incognita trasferta, però che la mia squadra possa giocare a certi livelli lo sapevo. Ti aspettavi una squadra così solida e diciamo anche mentalmente forte, capace di superare anche i momenti difficili della gara? Perché comunque di là, nonostante le vittorie che la tua formazione fa sembrare semplici e facili, non è così, perché di là sono scese in campo squadre molto attrezzate tecnicamente. La mia paura era che, provando poco, le prime difficoltà, la mia squadra, cioè, non sapevo come avrebbe reagito. Invece fino adesso sono stati ragazzi uniti, si vede che c'è voglia, ci sono dei buoni intenti, perché la squadra raramente è andata in difficoltà e le poche volte che c'è andata ha sempre trovato poi una soluzione. Per il momento sono veramente soddisfatto di come si stanno comportando. Ecco, allora parliamo invece del prossimo appuntamento, che vi vede giocare sabato alle 20:30 in casa dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Reggio Emilia è penultima con un punto, ma questo diciamo non vuol dire niente, perché soprattutto la trasferta è lunghissima, quindi anche quella insomma potrebbe incidere sulla condizione della tua squadra. Però anche giocando fuori in trasferta le incognite sono tante. Le trasferte, come dire, le fanno tutte, anche venire a Grosseto non è semplicissimo, però fa parte del gioco e anche in quello siamo preparati e organizzati. Quanto riguarda la squadra avversaria, la conosciamo grazie al mio scoutman, che fa un lavoro incredibile in settimana o tutte le partite, e pur non avendoci mai giocato contro sembra di conoscerli abbastanza bene. È vero che le posizioni in classifica adesso contano veramente poco, perché dipende un po' dagli incroci, dipende dalla fortuna. Io ripeto, io ne ho giocate tre in casa, giocare in casa è una cosa, loro hanno giocato un po' più di trasferte, e quindi sarà una partita aperta e speriamo di riuscirla a mettere sui binari delle ultime due, e sarebbe già una soddisfazione. L'ultima domanda: hai visto dunque come gioca la squadra dal punto di vista tecnico, che cosa ci puoi dire? No, hanno individualità importanti, noi sappiamo che l'opposto è un ragazzo molto fisico, un ragazzo che porta sempre tanti punti, hanno un discreto gioco, ripeto, adesso le gare sono talmente poche che poi il campo più avanti ci dirà quali sono le reali forze. Per adesso ci basiamo sui video e vediamo come affronteranno noi, perché anche adesso cominciano a conoscere anche noi, cominciano a studiare anche noi, e vedremo quali saranno le contromosse contro la mia squadra. I ragazzi stanno tutti bene, Fabrizio? Per adesso stanno tutti bene, adesso siamo a metà settimana, stiamo andando verso la fine, ha una buona condizione atletica, per questo Goracci ha cambiato anche programma, stiamo lavorando forte in vista di questo mese, perché noi adesso andiamo in trasferta, ma poi ricordo ai tifosi soprattutto che questo mese ci vedrà praticamente sempre fuori, perché poi avremo un'infrasettimana alle Cecina e poi dovremo andare di nuovo a Parma. Quindi è un mese da preparare abbastanza bene anche fisicamente.